sognare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Tese matte, ascolto e chiudo, rido che c'è break humor. Non ti rilassare, non c'è niente nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul porti. Tese matte, vai. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che venono da tutti i giorni, da lunedì a giovedì, dalle 21 alle 23, qui su Twitch. Mannaggia, volevo farlo scemo, ho scassato tutto. Con Daniele Doesn't Matter, che sono io, Jimmy The Fear, che è lui, e col microfono spento. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ma sono... stavo cercando di risolvere il... il fatto che sono, non sono a fuoco. Ora sono a fuoco. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Tagliala e falla venire carina questa qua. Sì. Federico Alato. Ciao ragazzi. E questa sera tutti insieme parleremo di un sacco di cose. Ma prima di tutto, auguri a tutte le donne. E come prima notizia parleremo della festa della donna. Poi avremo un po' di notizie flash. Subito dopo passeremo al giro del giorno con Benoit Paire, il tennista. Poi passeremo alla fiducia nell'umanità con la storia del non è mai troppo tardi. Terminata la fiducia nell'umanità, inizieremo l'angolo della morte. E poi abbiamo finito. Come anticipato, e anche se non l'avessimo anticipato noi, era così da secoli, oggi è l'8 marzo, quindi apriamo il podcast parlando della giornata internazionale della donna e non, ascoltate bene tutti quanti, e non della festa della donna, come viene erroneamente chiamata questa giornata, è la festa cioè è la giornata internazionale della donna, non la festa. Come sapete, sono l'imperatore della polemica, quindi oggi vi spiegherò come nasce questa celebrazione. Intanto scrivete nei commenti a cosa è dovuta questa festa secondo voi. Tipo, in 5 parole, Jimmy, secondo te come nasce? Se lo sai, se no passi. No, non lo so, è per quella industria che prese fuoco là, per il lavoro della donna. Ok, perfetto. Secondo te, Fede? Sì, è la commemorazione di quelle 120 donne che sono morte nell'incendio Triangle di New York. E adesso scopriremo come nasce questa cosa, approfondiremo. Che poi erano principalmente italiane e ebree, mi sembra comunque. Sì, esatto, ma adesso approfondiamo meglio. Partiamo dagli albori. Questa festa non è sempre stata l'8 marzo. La prima festa della donna è stata celebrata negli Stati Uniti nel febbraio del 1909 su iniziativa del Partito Socialista Americano, che aveva invitato tutte le donne a partecipare ad una manifestazione in favore del diritto di voto femminile. L'evento fu ripetuto anche l'anno dopo, ma non si raggiunse un accordo sull'istituzione di una giornata che venisse celebrata da tutti e da tutto il mondo lo stesso giorno. E quindi che cosa è successo? Negli Stati Uniti venne mantenuta l'ultima domenica di febbraio, mentre nei paesi come la Germania, la Danimarca e la Svizzera fu celebrata il 18 marzo, veniva celebrato il 18 marzo. La prima festa della donna ad essere celebrata l'8 marzo fu quella del 1914, perché cadde di domenica. Nel 1917 ci fu un'altra manifestazione, sempre l'8 marzo, nella quale le donne dell'impero zarista russo, quindi le donne russe, protestarono per chiedere la fine della Prima Guerra Mondiale. E nel 1922 Lenin istituì l'8 marzo come festività ufficiale. Perché vi ho fatto questo pippone? Perché questa è la vera storia di come nasce la festa della donna, la giornata internazionale della donna. Una delle storie più diffuse è quella che parla di un incendio, che avete citato voi due, di un incendio che uccise centinaia di operaie in una fabbrica di camicie a New York l'8 marzo del 1908. E quindi la festa della donna si celebrerebbe per ricordare quell'evento. Niente di più sbagliato, ragazzi. In realtà è una stronzata, perché non è mai avvenuto quell'incendio. E si tratta di una leggenda metropolitana, è un falso storico. Tutti quanti
Siamo convinti che la festa della donna si celebri in onore di quelle donne, ma in realtà non c'è mai stato questo incendio. E la vera storia è quella che vi abbiamo raccontato, che vi ho raccontato poco fa io. Aspetta, come? Non c'è mai stato l'incendio? Non c'è mai stato l'incendio. C'è stato un incendio dove sono morte delle donne italiane ebree, però staccato dall'8 dicembre e non c'entra dall'8 marzo e non c'entra assolutamente niente con la ricorrenza della festa della donna. Hanno unito per un falso storico questa cosa. È vero quello che dice Dani, anche perché l'avevo visto, anche io l'avevo letto che comunque non era per questo motivo, però viene sempre accreditato la maggior parte dei casi a questo, a questa storia. Però no, è un non falso posso più storico. Polemizzare. Ma giusto oggi polemizzavo con la babysitter. Sabato, qualora abbiate vissuto il weekend dentro una grotta, si è conclusa la 71esima edizione del Festival di Sanremo e, come sempre tra festeggiamenti e varie polemiche, sono stati annunciati i vincitori. E quest'anno... Chi sono, Fede? Non dillo. Al primo posto abbiamo... Marukin. Quasi. Senza offendere una nazione. Manu Chao. Sì. Maneskin. Manu Manush. Maneskin. Moleskin. E adesso dai, i primi tre posti, Fede. Eh? I primi tre posti di Sanremo. Aspetta, i primi sono questi qua. E uno ce l'abbiamo. Secondo? Secondo posto? E una coppia. Il secondo è arrivato Fedez, lo so. Con? Che cantava in coppia con? Non so chi cazzo è che ha cantato. Comunque, con Francesca Michelin. Andiamo avanti. Pensavo Fedez. E terzo... Assomiglia a Edward Mani di Forbice. No, Ermal Meta. Ah, non so chi sia. È un cantante, ma abbastanza famoso. Decisamente abbastanza famoso. Dove è arrivato terzo al Festival di Sanremo. Passiamo alla prossima. Tra le notizie flash abbiamo Eldina Jaganjak, una ragazza di 31 anni danese che ha fatto notizia in questi giorni perché ha deciso di rifiutare i canoni di bellezza standard imposti alle donne. E quella che vedete in questo momento nella foto è Eldina qualche anno fa. Ora Eldina ha deciso di non depilarsi più, di non farsi i baffi e di non aggiustarsi le sopracciglia, lasciando che la natura faccia il suo regolare corso. Ed ecco Eldina oggi. La ragazza ha deciso di non seguire appunto più i canoni di Fede, è la festa delle donne. Ha deciso di non seguire più i canoni di bellezza per non sentirsi omologata e soprattutto per circondarsi di persone che l'apprezzano per come è dentro e non per il suo aspetto esteriore. Oddio, vabbè. Ok, dai, andiamo alla prossima notizia. Allora, no, io voglio fare una micro polemica su questa cosa e torno sempre sul discorso della coerenza. Rimango della mia opinione che la cura per se stessi un minimo è importante. Capisco che bisogna essere come la natura ci ha fatti e sono perfettamente d'accordo, però... No, beh... Però lei si sente a suo agio così. Allora, partiamo dal presupposto, è un'estremizzazione, però se a una donna crescono i baffi significa che a livello naturale è predisposta per la crescita dei baffi. Se lei si sente a suo agio con i baffi alla Van Dijk, che se li tenga. Mi sembra donna meglio, sembra piaciuto, cazzo, sembra Jose, come che Jose Mike Sen, quello di Bugs Bunny. Ma perché ti hanno insegnato che le donne non devono avere i baffi? Fin dall'antichità le donne si curavano esteticamente come anche gli uomini, c'era il canone, cioè comunque il appunto discorso ci portiamo dietro questi canoni imposti dalla società atavica. È bellissimo. No, ma io sono d'accordo con te, non è che ti sto dando contro, però cercare di entrare in questa psicologia. Il corpo umano ha deciso che sulla donna possono crescere i baffi e lei li vuole scusate, far crescere. Io sono delle, cioè secondo me queste cose non sono pienamente d'accordo. Mi permetto di dire che in certi sensi sono delle cazzate, perché il messaggio di fondo mi voglio far apprezzare e ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi io non è che gli sto dicendo che lei sbaglia. Però si vuole fare crescere i baffi e lei si trova bene così, io sono pienamente d'accordo. Però il fatto qual è? Cioè, l'organismo umano produce anche caccole e cerume. E allora che facciamo? Le facciamo crescere, non ci puliamo mai le orecchie e il naso perché no, l'organismo umano lo produce, quello lo prevede. È un discorso diverso però, Jimmy. Le caccole,
fanno le caccole e la merda fanno vomitare, fanno schifo e puzzano e sono sintomo di sporcizia. I baffi no. Ah, ho capito. Allora che significa questo? I peli del naso che ti arrivano nella bocca, cos'è? Beh, fondamentalmente i peli del naso non danno fastidio a nessuno, fanno schifo da vedere, però non danno fastidio a nessuno. Già una caccola è una roba rivoltante, perché è uno scarto del corpo. I peli non sono uno scarto del corpo. Insomma. Sì, fanno cagare, però non sono una materia di scarto. Ma insomma, non è così tanto diverso, secondo me, come ragionamento. Che significa? Allora, arriviamo alla barba, mi faccio crescere la barba fino a quando mi tocca le palle. Cioè, cosa significa? La stessa cosa, infatti, capelli e barba fino a quando... Anche perché poi ci toccano a terra, cioè prima o poi arriverai, o mi faccio crescere le unghie. Facciamo l'esempio con le unghie. Le unghie che cosa sono? Cioè, cosa, come lo vuoi definire? Mi faccio crescere le unghie perché madre natura prevede che mi crescano, esatto, le unghie. Arrivano le unghie fino a quando fanno tipo quello di Guinness World Record che fa schifo. Cioè, non è anche pericoloso comunque perché non, esatto, mi accumulo sporcizia... E cose, cioè, in teoria spingo. Lei qua è come se noi avessimo i capelli fino al culo e il barbone alla Mosè fino a lì, cioè, è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Lei ha i baffi, ma non è detto che sia sporca. Lei potrebbe lavarsi, usare i prodotti, essere profumata. Ha i baffi, Fede, ha tanti baffi quanti ne hai te in questo momento, quindi tu, esatto, sei sporco. Però c'è un rapporto, ok? No, no, non c'è il rapporto, non si è fatta crescere, no, la barba. No, ho capito fino... quello che ha detto Daniele, non è, lei non, è, non vuole rimanere sporca, ho capito ora, cioè, lei magari... solamente per andare contro i canoni, lei si sente bella così, e allora sti cazzi, stai così. No, ma infatti lei si sente bella così. Andiamo avanti. No, no, io pensavo invece che lei si stava lasciando andare totalmente. No, no, invece... no, 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 semplicemente... No, lei vuole solamente il mono sopracciglio, e vabbè, allora sti cazzi. No, mono sopracciglio a me non dà così fastidio, anzi a me ti dico che... Le donne con le sopracciglia anche un pochettino più folte a me piacciono anche, però i baffi non ce la posso fare. Vabbè, fa l'effetto velcro, no? La baci rimanete incastrati. Che poi le rimane il cibo incastrato lì, tutto... Potete scambiare, potete mangiare insieme sul divano dopo la cena anche. E a concludere le notizie flash, brutte notizie per Elon Musk. Dopo i fallimenti dei razzi SN8 e SN9 che si sono schiantati durante la fase di atterraggio, non c'è il 2 senza il 3. Infatti anche il razzo SN10, che sembrava stesse facendo un perfetto atterraggio morbido in verticale, è esploso appena toccato il terreno. E finché gli atterraggi non saranno perfetti e sicuri, l'uomo non potrà andare su Marte. Lui no. È Benoit Paire e nel giro del giorno di oggi entra proprio lui, perché mentre stava disputando il secondo turno del torneo di Buenos Aires ha perso completamente. Vabbè, ma è un livello basso. Non mi devi interrompere mentre sto dicendo le notizie. No, non è a livello basso. Basso nel senso, vabbè, basso ovviamente è a livello altissimo. Nelle top, nella classifica ATP, nel senso non è nei primi 10-15 della classifica. Sì, era tipo all'ottavo posto. O all'ottavo o al diciottesimo, non mi ricordo più. Addirittura, come si chiama? Benoit Paire. Però non mi devi interrompere, porco Giuda, mentre dico la notizia. Vai, vai, vai. Del genere del giorno di oggi non entra una persona qualsiasi, come di consueto, ma abbiamo, come stavo dicendo, il tennista francese Benoit Paire. Mentre stava disputando il secondo turno del torneo di Buenos Aires, ha perso completamente le staffe. Il giudice di sedia e il giudice di linea hanno assegnato un ace al suo avversario, ma secondo Paire è stato un errore arbitrale. Il tennista comincia a quel punto a dare di matto e quando l'arbitro si avvicina per farlo ragionare, per dirgli dai calmati, cioè succede, è lo sport, Benoit gli scarica addosso una raffica di insulti. Non contento, sputa pure sul segno lasciato dalla pallina per dimostrare che il giudice ha sbagliato. Siccome la sua rabbia non ha cambiato la decisione presa dall'arbitro, il tennista ha sbagliato di proposito i due servizi successivi per far finire immediatamente l'incontro. La cosa non è finita qui. Nel pomeriggio la gente l'ha accusato di poca sportività su Twitter e lui ha risposto ai fan dicendo: potete sucarmelo perché io ho guadagnato 8 milioni e mezzo di dollari in questo torneo e voi invece che cosa avete fatto?
e gli ha messo l'emoticons anche col dito medio. E per festeggiare i suoi soldi, la sera ha postato un video mentre si trovava in una discoteca a ballare senza mascherina, in barba alle normative Covid. Ormai, nella fase calante della sua carriera, ha dichiarato che può fare il cazzo che gli pare. Sono molto contento di questa storia che vi racconterò adesso ed ero combattuto se mettere questa notizia nel genio del giorno o in fiducia nell'umanità, ma alla fine ho optato per questa rubrica perché mi piace pensarla come storia di incredibile coraggio, quindi ascoltate bene. Ci troviamo ad Arezzo. I protagonisti di questa storia sono due anziani coniugi. Lui ha 93 anni e lei ne ha 86. La coppia è sposata da più di 50 anni e l'uomo, per ingannare il tempo, passa i suoi pomeriggi in un circolo culturale. La vita prosegue come sempre finché il 93enne conosce lei, una bellissima donna sua coetanea che frequenta lo stesso circolo. La passione tra i due brucia dal primo istante, al punto che l'uomo presenta le carte di divorzio alla moglie di 86 anni. La donna ovviamente ci rimane veramente male e nega all'uomo la richiesta di separazione consensuale. Ma dopo la continua insistenza del marito che dice io voglio il divorzio, voglio stare con quest'altra donna, lei alla fine cede. L'altro giorno i due si sono separati ufficialmente, per quello ne parliamo oggi, e l'uomo ha dichiarato «Ora sono libero. Voglio rifarmi una vita con la donna di 93 anni di cui mi sono perdutamente innamorato, perché nella vita non è mai troppo tardi, soprattutto per il vero amore». È un pezzo di merda, te lo dico con 5 anni di termini, va. Direi proprio di sì. Beh, però... Cioè, non l'ha, ma ha fatto bene a lasciarlo, per carità di Dio. Però, cioè... Vabbè, ma 93 anni, che cazzo devi fare? Esatto, no, infatti lo penso come te, 93 anni, a parte... Secondo me, dopo una certa età, raga, cioè... Oh, sì, e poi uno si può fare i cazzi che vuole, se questo qua voleva vedersi la 93enne, se la vedeva manco di nascosto, usciva e se la vedeva, faceva cosa voleva. Ma che devi andare a rompere i coglioni a 93 anni, dai! E che cacchio... E lui si sentiva così, l'amore è l'amore alla fine della fiera, non ma è che poi... Ma puoi organizzare diversamente, ma pensavi... Cioè ma questo, ma che ne sai, siamo figli, magari non hanno figli, pensa ai figli, attieniti alla storia. Allora, è vero, Dani, cioè nel senso, l'amore non ha età, ognuno deve rincorrere la propria felicità, se uno è felice, sti cazzi, è giusto che faccia questa cosa. Però ha 93 anni, cioè poverina la moglie, mi dispiace un sacco. Certo, ma no, ma per l'amor di Dio, è ovvio che dispiace un sacco anche per la moglie, però a un certo punto, proprio per il fatto che c'ha 93 anni, magari proprio per la moglie è rimasto insieme a lei per non farle del male, e lui ha detto, sai che c'è, magari mi rimangono veramente 10 giorni da vivere, io non amo più questa donna, voglio vivere gli ultimi 10 giorni che mi rimangono libero. Però guardatelo non da la, questo punto non di la voglio, vista anche. Non la voglio guffare alla moglie, non gliela guffo alla moglie, ma una separazione del genere a una donna di una certa età le si spezza il cuore e quella rischia veramente un infarto da un giorno all'altro. Io non la sto guffando, però ma magari aveva le palle piene pure lei, cosa vuol dire? No, però ci rimani male, cioè con vissuto tutta la vita, poi dice anche il vero amore, che cazzo hai fatto? Cioè, sei stato sposato da una vita. Magari no. Le cose erano finite già da tempo e stavano insieme semplicemente per inerzia. Ma sicuramente. No, però vabbè, sì, l'amore non è da questo. Giustamente, se lui si sentiva male, si sente di fare così, e anche lui ha le sue ragioni, effettivamente. È quello il discorso. Io non è che mi schiero dalla parte sua. No, è dalla... giusto, è per avere due visioni sempre sull'argomento. Nell'angolo della morte c'è l'ex moglie dell'uomo della notizia di cui abbiamo appena parlato. No, non è vero. Unico partecipante all'angolo della morte di oggi è il miliardario e politico francese Olivier Dassault.
è morto ieri pomeriggio in un incidente in elicottero in Normandia all'età di 69 anni. Macron ha dichiarato che Dassault amava la Francia e la sua morte violenta è una grandissima perdita per la nazione. Era uno degli esponenti della destra francese. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa live, spero che vi siate divertiti. Noi ci rivediamo domani pomeriggio con questa puntata rimontata sul canale YouTube dedicato alle live, domani sera alle 21 su Twitch con una nuova puntata del Dazzle Matter Podcast, e domani sera ci sarà la tier list con le migliori pubblicità del 2000 che voterete voi, quindi venite numerosi, e se volete anche della compagnia mentre andate in giro ci trovate anche su Spotify, iTunes e Google Podcast. Ragazzi, noi vi auguriamo una buona serata e ci vediamo domani. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao, buonanotte!